E bentornati in questo nuovo episodio della carriera allenatore qui su eSports FC 24 con la nostra Salentum. Siamo ovviamente in quella serie di video che usciranno in maniera integrale o comunque con pochissimi tagli, perché vi ripeto, anche come vi ho detto nello scorso video, sarò via per una settimana e in questi giorni sto registrando veramente un sacco di video, quindi non avrò tantissimo tempo per fare tutti i montaggi, tutti i tagli del caso, e per questa settimana ci arrangeremo in questo modo, ma quando tornerò ovviamente tornerà tutto alla normalità. Allora, abbiamo iniziato il campionato e siamo partiti un pochino a rilento, con due pareggi, uno contro il Genoa per 1-1, uno contro l'Inter, ma adesso è arrivato il momento della verità e la parola d'ordine è una sola e categorica: vincere, e vinceremo contro il Milan, vincitore degli ultimi due campionati consecutivamente, quindi sarà una bella sfida. Noi abbiamo costruito anche una bella squadretta, però forse manca ancora qualcosa, non lo so. No, Berg non andrà via, ma neanche per 10 miliardi, eh? Berg è troppo importante. Abbiamo comprato Cucurella, abbiamo comprato anche a centrocampo il nostro Jadson Fernandes, abbiamo un pochino rimodellato la squadra, abbiamo coperto tutti i buchi, però facciamo un po' di fatica, facciamo un pochino troppo di fatica. Allora, andiamo a vedere un attimino qui. Dalla Grecia ci sono due pappa, poi Thanosaris, assolutamente no, Samaras, assolutamente no, un altro pappa da rivedere, Kaya Stefanos, dovrebbe essere il fratello di Makarios, non lo so, continuiamo a visionarlo, e poi Aristides Popastadopoulos, ma no, rifiuta, vai, continua a seguirli, non c'è problema. Mentre dall'India abbiamo Mitra, non credo, Ahmed, non credo, Gupta, no, Mohamed, no, va bene, grazie comunque, come se vi avessi accettati tutti quanti, mi raccomando, tranquilli, va benissimo così. E siamo arrivati alla partita col Milan, una partita importantissima, e anche perché bisogna dare un segnale forte a questo campionato, e con il Milan si può partire in gran forma. Allora, visto che sono un pochino stanchi, bisogna fare qualche piccolo cambio. Allora, al posto di Renier intanto se la gioca Rizzo, che mi sta piacendo particolarmente e credo possa diventare un bel giocatore se solo lo facciamo giocare con continuità. Mi piace anche molto Moraes, quindi subentrerà lui a Sulemana. E sapete cosa? Io andrei così, nonostante siano tutti stanchi, io ci vado così, anche perché ci serve la squadra migliore possibile, e quindi non possiamo fare chissà quale rivoluzione in campo, chissà quale turnover. Ma voi ragazzi, come sempre, mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi nessun altro contenuto. Si gioca contro il Diavolo Rossonero, partita tosta, difficile, spero che si possa veramente fare bene, che qua ci giochiamo già il primo scontro scudetto, potrebbe essere importantissimo vincere questa sfida, visto che siamo solo alla terza di campionato, quindi magari stanno ancora prendendo le misure. Kristovic, va bene, Sulemana al centro, bruttissimo, va bene, però si è iniziato abbastanza forte, dai, si è iniziato abbastanza forte. Cabral, subito parte il Milan, la riscossa, Luca Romero dall'altra parte, Berg si fa un po' prendere, ma resta comunque lì, bene, bravi, fanno i passaggi come noi, cioè male. Caposala per Lindelof, Sulemana, vai per Jadson Fernandes, l'hai visto, è andato, è partito, Zerbin, al centro non c'è nessuno, Zerbin, per Lookman che non ci arriva, mannaggia Lookman. Bravo Jadson, senza fallo, Cucurella, poi Sulemana, poi di nuovo Jadson col mancino,
E poi arriva Zerbin, l'hai visto? Di nuovo Jetson, no, Ademola. E vabbè, ma ci stanno, cioè la muraglia hanno messo, il... hanno parcheggiato l'autobus lì dietro. Hanno parcheggiato? Stanno tutti lì, stanno. È una cosa incredibile. Va Berg, attenzione, tienilo. Bravo Berg, mamma mia Berg, lascia lo spazio, fa intendere che può esserci un bel passaggio, ma poi ritorna giusto per andare a prendersi il pallone. L'hai visto? Bellissima. Kristovic col mancino, di nuovo bloccato. Mamma mia, come stanno sti difensori, oh. Come stanno? Ma perché Arthur Cabral al Milan? Ma che cazzo? Ma perché? Che acquisto è Arthur Cabral al Milan? Attenzione Rizzo, tocca il suo primo pallone. Kristovic, Zerbin, l'hai visto dentro per Rizzo dall'altra parte che non ci arriva. Arriva sempre il difensore. Come te sbagli, come te sbagli. Bravo Berg, oggi sta facendo una partita incredibile. L'hai visto? Kristovic col puntone. Col puntone Kristovic. E quasi infila il portiere. Mamma mia, no, è uscita veramente di tanto. Ok, lasciamo stare. Però era difficile, cioè, beccare la porta sicuramente in questo modo. Caposala non si fa anticipare. Cucurella allo scambio con Rizzo. Rizzo, Rizzo, è partito Rizzo. È partito Rizzo. Non c'è dentro nessuno. Però lui la dà lunghissima per Zerbin, che la stoppa con la mano, ma l'arbitro non vede. Zerbin dentro. Ah, la spazza via. Dai ragazzi, che stiamo facendo proprio una bella partita. Stiamo facendo una bella partita. Siamo sempre in attacco, siamo sempre nella loro metà campo. Questi non stanno riuscendo a fare niente di che. Però ci manca il gol. Ci manca il gol. Vai Rizzo. Mi dai Sulemana, grazie. Bravo Sulemana. Oh, Cucure, Caparezza. Lindelof, attenzione Lindelof. Lindelof si fa trovare prontissimo. Lindelof. Vai Lindelof per Rizzo. Lo scambio con Kristovic. E poi parte. È partito Rizzo. Il talentino di casa, tornato dal prestito per farci vedere di che pasta è fatto veramente. Rizzo, bellissima la palla. Sulemana ci mette tre quarti d'ora. Mannaggia la miseria. Io gli avevo chiesto il passaggio di prima. Gli avevo chiesto. Questo giocatore l'ha seguito da diversi club. Attenzione, vai Berg. Bravi a strapparlo alla concorrenza. Ma che fallo è? Ma smettila. Personalità, esperienza, intelligenza. L. Martinez sarebbe Lautaro Martinez dell'Inter, andato al West Ham? Non credo. Che cazzo lo stai a dire? Sceglie il pallone in mezzo. Attenzione. Decisivo qui il portiere. Che è? Ah, ok. Ora capisco, ora che pensavo stesse dando il rigore, ho detto perché, che abbiamo fatto, non lo so. E Reinier al posto di Zerbin, che è stanco. E Moraes, diamo un po' di manforte a questo centrocampo. Mi è sembrato anche molto più resistente rispetto a Sulemana. Mi ha veramente lasciato stupito. E Coso al posto di Lindelof. E basta per il momento, dai, questi facciamo solo questi tre cambi. È pronta la sostituzione. Vediamo se riusciamo a dare una svolta anche con Moraes. Reinier. O con Reinier. Ecco, cioè, con Reinier credo proprio di no. Ho sbagliato io qua, non certamente lui. No, Sala, no, Sala. Capo, poi non mi dà neanche lì Brent White, che mi dà sempre il più lontano mi deve dare. Dai però, cazzarola. Guarda qui, mi doveva dare Brent White. No, mi deve dare Berg, mi deve dare lui. Certamente. E io non è che devo andare a chiudere col difensore centrale. No, per carità. Hanno aperto le marcature con questo. E va bene.
Loro un tiro, un gol. E va bene così. Va bene comunque. Attenzione. Attenzione, Costa vuole fare tutto da solo. Costa, Costa, Costa. E almeno si becca il calcio d'angolo. Il massimo che poteva ottenere da questa situazione. Gerson Fernandez per Braithwaite, che non ci arriva. Vai Cucù. Bravo Capa, bravo Caparezza. Bravissimo Rizzo. Moraes. No! Moraes. Moraes. Porca miseriaccia. Vai Capo. Vai Capo. Capo. Cabral ti sta mangiando sto secondo tempo, eh. Dai Capo. Capo Sala. Bravo Capo. Reinier. È partito Reinier. Costa. Costa. Fabio. Fabio. Fabio, perché hai tirato Fabio? Fabio, che faccio? Bravo Reinier. Reinier. Possono trovare il gol del pari, attenzione. No, che cazzarola. Dai, dai, dai. Questi hanno fatto un tiro solo, hanno fatto. E sono riusciti a segnare. Sono ricomprati Paquetà? Cos'è? Il ritorno dei morti viventi. La Juve si ricompra Bentancur, il Milan che si compra Paquetà e noi che prendiamo il secondo gol. Ma vai a fare in gol, vai. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. È partito Reinier. Almeno il gol della bandiera, neanche quello, neanche quello. Mamma mia, partita. Ah, autogol ovviamente per il nostro Mirchietto. Beh. Diciamo che non è andata proprio come speravo, eh. Non è andata come speravo. 2-0, punteggio pessimo. E il risultato secondo me anche troppo severo, visto che loro hanno fatto due tiri in porta. E basta, anzi due tiri in generale. E non sono riusciti a fare nient'altro. E comunque hanno vinto. E comunque hanno vinto. Noi abbiamo fatto 70 miliardi di tiri, come al solito. Però non ne entra uno. Non ne entra uno. Va bene, va bene. Sono stati più bravi a capitalizzare, ad essere freddi, ad essere cinici. Anche se uno è stato errore nostro con Caposala che sbaglia il contrasto. Cabral è arrivato lì davanti, non c'aveva niente da fare. Non c'aveva nessun altro che gli andava a rompere le palline. E quindi è normale che uno va a segnare, no? È normale. Poi se tu mi dai ovviamente il terzino invece di darmi l'altro difensore centrale, è normale che poi lui si trova bello lì da solo, senza problemi. È uscito il girone di Champions. È uscito il girone di Champions. Leverkusen, Atletico Bilbao, Dinamo Kiev. Mamma mia ragazzi. Meno male, meno male, meno male. Meno male. Abbastanza abbordabile come girone, eh? Abbastanza abbordabile. Mamma mia. Ci è andata veramente di lusso. Di lusso. Tipo questo sarebbe stato... Il gruppo E sarebbe stato bruttissimo prenderlo. Il gruppo F sarebbe stato bruttissimo prenderlo. Con Salisburgo, Marsiglia, Real Madrid e Liverpool. Questo sarebbe stato anche più abbordabile. Con City, Ajax e PAOK. O anche questo della Juventus con Aston Villa, Wolfsburg e Lech Poznan. Forse questo sarebbe stato molto molto meglio anche rispetto al nostro. Però va bene, va bene. Quindi abbiamo subito dopo l'Udinese la prima partita di Champions. Chissà come faremo, chissà che cosa riusciremo a fare in questa Champions League. Io spero almeno di superare il girone, visto come è messo questo girone con le squadre che ci stanno. Ma si potrebbe fare. E ci portiamo un attimino Colombo, e ci portiamo Fontana, e sì, facciamo riposare un pochino, andiamo con gli altri, va, questa partita con l'Udinese, voglio provare un pochino di cose, vorrei provare la coppia anche
Silva Kayà. Lo so, direi, ma sei pazzo? Sì, sono pazzo, sono pazzo. Lo so bene, lo so bene. E Marchetti si gioca questa, Cucurella si gioca la Champions. E Hernandez al posto di Lindelof. E partiamo Brent. Anzi, turno di riposo per Sala. Turno di riposo per Sala e facciamo giocare Hernandez e Lindelof. Marchetti, Berg, Moraes, Fabian, Reinier, Zerbin, Costa e Silva. E speriamo che ci vada bene. Speriamo che ci vada bene. Speriamo che ci vada bene. Perché siamo alla terza, anzi alla quarta giornata ormai, e siamo ancora senza vittorie. Con due partite che erano abbordabilissime, questa lo stesso, molto abbordabile. Bene, subito. Silva ci mette lo, sì, Silva ci mette lo zampino subito. Per fa- dove cazzo allora vai, Zerbin? Mannaggia la miseria, ci siamo incrociati. Perché dobbiamo fare queste cose? Ci dobbiamo mettere i bastoni fra le ruote da soli. Vai Hernandez. Hernandez. Attenzione, Berg, prova il tiro, Berg! Oddio, Berg, cosa stava per fare Berg? Cosa stava per fare Berg? Sotto l'incrocio stava per andare. Madonna, madonna, madonna. Madonna, che cosa stavamo per fare? Ma non ci credo, vai, spaccalo, sì! Falli male. Bravo! Neanche il giallo? Incredibile. Comprato st'arbitro ormai, eh. Zerbin, l'hai visto? Fabian. Fabian, che... L'avete visto che cosa ha fatto? L'avete visto, sì? L'avete visto cosa ha fatto? Cioè, gliel'ha passata al difensore? Ho visto male. Gliel'ha passata lui al difensore. Non è stato il difensore a prenderla. Ma dai, ma dai. Attenzione. Interessante il tocco verticale. 1-0 e adesso ovviamente gli avversari dovranno reagire. Ma è possibile mai? Ma è possibile mai? Novak. Ma è possibile mai prendere un gol del genere? Ma porca miseria. Ma porca di una miseria. Partito anche Zerbin. Attenzione. Mamma mia, non riusciamo a fare un cavolo di dribbling. Non si riesce a passare. Bravo Zerbi. Ah, falli male, falli male, falli male. Sulle caviglie, sulle caviglie devi entrare. Sulle caviglie. Dai, dai. Dai ragazzi. Certo che se andiamo a perdere pure questa o a pareggiare anche questa, ce lo sogniamo lo scudetto quest'anno, eh. E siamo arrivati secondi l'anno scorso, non so per quale miracolo, ma mi sa che se continuiamo così quest'anno lo vediamo veramente col binocolo il piazzamento in Champions, eh. Recupera palla alla grande nei 16 metri. Vai Moraes. Moraes, di fisico Moraes, dai, Moraes. Non capisco perché dobbiamo girare intorno e lasciare sempre lo spazio aperto per girare, per farli girare. E ovviamente si ritrovano in campo aperto. Oh, se neanche Marchetti riesce a fare il suo lavoro, vuol dire che siamo proprio messi male, eh. Miracolo del portiere. Intanto questa l'ha presa e l'altra era comunque sul primo palo, no? Per questo tiro dalla bandierina. Non un buon inizio. Ma lascia giocare, ormai gli hai dato il vantaggio, basta, no? E assegna la punizione per l'Udinese. Bravo, chiunque tu sia stato. Niente cartellino giallo. Senza fallo. Senza fallo, bravissimo. È finita, arbitro, è finita. Oh. E secondo tempo dove bisogna per forza di cose andare a fare due gol. E oggi è la partita di Kayà.
Kaya Silva, me la sento, me la sento. Colombo anche al posto di Reinier. E al momento basta, al momento basta. È la loro partita. Silva e Kaya, Silva e Kaya e Colombo. Silva, Kaya, Colombo, ce la risolvono loro tre, Conclusione controllata dall'estremo difensore. Qua che poteva farci tranquillamente una rovesciata, no, di testa. Poi quando devono andare di testa fanno le rovesciate. È tutto al contrario, fanno tutto al contrario. Ma va bene. Ma di chi? Ma chi se ne frega? Penso sia davvero un giocatore giusto per Ah, mamma mia. Esperienza, intelligenza. Guarda come ci mettiamo da soli, ci facciamo. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, mamma mia. Ma perché queste partite così? Perché? Puro istinto e salva risultato. Bravo. Con la tranquillità più tranquilla del mondo. Serve il portiere di testa. Kaya. Kaya. Bravo. Per Moraes. Fabian. Fabian. Ma perché quelli tirano sul primo palo e segnano? Noi se facciamo il tiro sul secondo palo sotto il 7, oh, non entra mai, riescono a prenderle sempre queste cazzarola di palle. Mamma mia. Non è possibile, non è possibile. Ogni volta non riuscire a fare una partita normale. Cioè non siamo mai riusciti ad essere o a fare una partita in cui abbiamo stradominato, che abbiamo vinto 3-4-0. Bravo Mirchetto. Riparte Zerbin. Subito per Silva. Kaya. Colombo. Colombo. Il tenente Colombo. Il tenente Colombo. Il tenente Colombo. Palla ribattuta, ma non è finita. Palla che è rimbalzata. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo, non ci credo. Non ci credo, non ci credo, non ci credo. Ma guarda che non riesce a prenderla nessuno. Bravo, Berg con le mani anche. Kaya. È andato. È passato. Bravo Kaya. La tiene? La mette al centro? Per Colombo che non ci arriva. Ma ci arriva Moraes. Fabian, attenzione. Mamma mia, che sfiga. Vai per Moraes ancora di testa. Attenzione, Kaya è passato in mezzo a due, in mezzo a tre. Kaya. Grande parata, grande riflesso. Non entrerà mai sto pallone. Non entrerà mai. Kaya. La ruleta di Kaya. Un pochino fatta male. Percentuali altissime di ma porca miseria per arrivare al pareggio. Ormai non manca, ma porca miseria, adesso non posso più né scendere né salire, né scendere e né salire. Rimaniamo qua, rimaniamo, vai, almeno il pareggio. Zerbin, ma Zerbin, Dio santissimo, dico io, no, ma dico io, Dio santissimo. Se ti chiamo il tiro di prima, perché te la devi portare avanti? Perché te la devi portare avanti? Perché te la devi portare avanti? Mamma mia, due pareggi, due sconfitte nelle prime quattro di campionato. Oh, incredibile sta cosa. È veramente incredibile. Mamma mia, mamma mia. Scarsa fiducia, che te devo dire, che ne so. E ci rifaremo, ci rifaremo. Abbiamo tutto un campionato ancora da giocare per poter fare qualcosa. Esode Champions! Esode Champions! Va bene, allora, prossimo episodio, ragazzuoli miei. Leverkusen e Lazio. Leverkusen e Lazio. Tosta, tosta. Va bene, comunque sia, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, nonostante le due sconfitte su due. Una cosa veramente bellissima, bellissima, bellissima. Io vi do appuntamento al prossimo video e quindi ci vediamo lì. Ciao, ciao, ragazzi.